Risto Pizzeria Manu. Il piacere della pizza. Esattamente come ami tu. Ristorante e pizzeria La Villa dei Principi. Al corso Vittorio Emanuele ad Angri. Pioggia e vento stanno flagellando l'agro nocerino sarnese nelle ultime ore. A Nocera Inferiore, nella zona della Starza, i caschi rossi del comando provinciale tengono sotto controllo il torrente Solofrana. Da tempo infatti, in parte del territorio di Nocera, toccato dal torrente quando la pioggia si fa particolarmente intensa, sale la preoccupazione della popolazione. Una delle ultime esondazioni del rivo da parte dei residenti della Starza fu una vera calamità, con danni alle case e alle cose in essa contenute. Parte della zona è stata messa in sicurezza, ma il resto deve ancora essere fatto. Disagio anche a Pagani, dove 10 volontari e 2 mezzi impegnati per le attività connesse al rischio idrogeologico a causa del maltempo stanno lavorando alacremente. Continua il monitoraggio del territorio, dove il fiume alveo comunale Vannara ha rotto gli argini di entrambi i lati. Esonda il rio sguazzatoio in via Berlinguer a San Marzano sul Sarno e ad Angri in via Ortalonga, dove sono rimaste bloccate anche alcune auto con allagamenti negli scantinati. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Anche a Scafati in via Roma si registrano allagamenti per l'esondazione del rivo Sarno. Anche per oggi ci sarà una situazione di massima allerta. Allerta ieri anche nelle zone colpite nel 1998 dalla frana. Sarno e 15 sono state monitorate, come accade sempre quando si verificano episodi di pioggia intensa e prolungata. Si è spenta dopo 2 mesi di agonia la giovanissima 17enne vittima di un incidente con lo scooter ad Angri in via dei Goti. Miriana Barbato è deceduta presso il centro istituto Sant'Anna di Crotone. Trasferita il 12 dicembre del 2012 e dopo aver lottato con tutte le sue forze, anche se il suo stato oramai vegetativo, il suo cuore non ha retto. Sotto shock i familiari e gli amici che avevano sperato fino all'ultimo nel miracolo. Miriana quel giorno era al bordo dello scooter con il suo amico, il 21enne GE, che guidava al momento dell'impatto. Il ragazzo, risultato senza patente, positivo all'alcol test e all'uso di cannabinoli, era già stato denunciato in stato di libertà. I due in sella ad uno scooter in via Brigadiere D'Anna, nell'incrocio tra via Murelle e via Adriana, a ridosso del bar Calypso, a causa del maltempo e della scarsa visibilità, avevano travolto un pensionato FP che in quel momento stava attraversando la strada. Dopo la frenata del ragazzo, la 17enne che viaggiava con lui, sbalzata dalla sella al momento dell'impatto, riportava serie ferite. Sul posto erano intervenuti i paramedici del 118 che avevano soccorso l'uomo e i due giovani. Si era capito subito però che Miriana Barbato aveva avuto la peggio. Il personale sanitario la trasportò con urgenza presso l'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. È stata ricoverata presso il nosocomio nocerino nel reparto di terapia intensiva, in coma farmacologico, per circa un mese ed era stata poi trasferita al centro neurologico specializzato di Crotone per cercare di salvare la sua vita. Adesso la salma della giovane Miriana Barbato è sotto fermo giudiziario. Sarà il PM del Tribunale di Crotone a decidere se sul corpo della 17enne dovrà essere effettuata l'autopsia oppure no. Infatti, la competenza è suddivisa tra il Tribunale di Nocera Inferiore, foro competente della zona dove è avvenuto l'incidente, e Crotone,
luogo del decesso della giovane. In città, amici commossi ricordano la giovane Emiliana dalle pagine di Facebook. Con molta probabilità i funerali si svolgeranno giovedì 17 presso la chiesa Madonna delle Grazie. In piazza 5 Maggio la protesta per l'imminente chiusura del distaccamento dei vigili del fuoco, una chiusura che ha fatto risentire non poco gli animi in città perché la presenza dei caschi rossi dopo la frana del 1998 è stata anche una sorta di panacea per la cittadinanza segnata dall'evento franoso di 15 anni fa. La caserma di Episcopio fu voluta proprio perché si riteneva fermamente utile in un territorio di scompensi idrogeologico che necessita spesso di interventi di urgenza. Da registrare inoltre che i caschi rossi hanno svolto centinaia di interventi non solo a Sarno ma nell'intero Interland, sia salernitano che quello napoletano. Una chiusura dovuta essenzialmente al dissesto finanziario dell'ente, dato che il comune non vuole accollarsi più il canone di locazione perché le casse non lo permettono, rimandando ipso facto al ministero il pagamento del fitto anche a trovare una soluzione alternativa. Il proprietario dell'immobile aveva accettato di autoridursi del 30% il canone versato, ma non è bastato perché l'amministrazione comunale è andata avanti per la riconsegna dei locali. La disdetta del comune è anche un preciso atto di protesta contro il governo centrale proprio per evidenziare il problema, dopo la diminuzione dei trasferimenti erariali, delle difficoltà incontrate dai comuni. Un valzer di responsabilità e di scarica barile non gradito dalla cittadinanza che auspica invece una soluzione per conservare l'importante presidio. Non è comunque esclusa una possibile collocazione, anche se ridotta, nel centro di protezione civile di via Ingegno. Smontano letteralmente un treno della Circumvesuviana per portare via una grossa quantità di rame. A scoprire la cosa nella mattinata di ieri il capostazione della ferrovia di Sarno. Il convoglio si era appena messo in moto quando il dipendente ha notato l'anomalia, bloccando di fatto subito la corsa del treno, evitando così conseguenze pericolose sul tratto del convoglio con le possibili conseguenze sui pendolari e sul personale di macchina. Ora indagano i carabinieri della locale stazione di Sarno, intervenuti subito sul posto. Un furto inquietante senza precedenti. Gli addetti alla stazione hanno recuperato parte del materiale lungo i binari. Pare che i ladri siano stati messi in fuga da qualche imprevisto. I furti di rame si stanno intensificando negli ultimi tempi, come quelli di materiale ferroso, soprattutto nell'agro nocerino sarnese. Il materiale infatti viene rivenduto al mercato nero per la fusione con buoni guadagni e buoni margini per i ladri. Il Parlantino, il luogo ideale dove poter gustare tante specialità, pizza, panuozzo, rosticceria, sfizi vari e tante altre gustosissime specialità della casa. Pizzeria Il Parlantino. Emilio Orlando, insieme alle più grandi firme, vi aspetta in via delle Fontane ad Angri. L'originalità ai tuoi piedi.